Dopo 2 anni sembra arrivare alla fine il dibattito intorno alla nuova piscina comunale di Ravenna. In un consiglio comunale quasi interamente dedicato all'impianto natatorio, l'assessore ai lavori pubblici Roberto Faniani ha annunciato che entro un mese verrà presentato il progetto per la nuova piscina. Nei prossimi giorni il comune sceglierà il progetto ritenuto più utile fra quelli pervenuti e poi avverrà la presentazione. Il nuovo centro sarà costruito a fianco della piscina Gambi, che verrà demolita dopo l'inaugurazione della nuova realtà. Ancora non si conoscono i dettagli dei lavori, ma già le prime notizie non sono state accolte favorevolmente dall'opposizione. Diciamo che in realtà abbiamo messo le strette, e forse proprio con la convocazione del Consiglio straordinario sulla piscina hanno dovuto dare quelle risposte che per più di 2 anni hanno celato. In realtà non ho la minima idea di cosa aspettarmi. Sono proprio curioso di vedere appunto il progetto tecnico che dovrebbero mandarci oggi a noi tutti i consiglieri dell'opposizione che abbiamo fatto richiesta, quindi Ancisi, Lagarlicchi e sottoscritto. Però confesso che sono abbastanza scettico sul fatto che sia quello di cui Ravenna avrebbe bisogno. Ecco, se non altro si manterrà l'attività agonistica anche durante i lavori, perché comunque il vecchio impianto verrà demolito una volta costruito il nuovo. Cioè, penso che anche loro stessi, quando avrebbero realizzato che cioè, tutti quelli che erano quei disagi che avevano creato, si avrebbero praticamente fermato il campionato di pallanuoto con la cancellazione della squadra. Quindi diciamo che la decisione prese erano state fatte proprio senza aver sentito il parere e i commenti di nessuna forza in campo, cosa che secondo me hanno fatto un po' in tutte, diciamo, le grandi opere che hanno messo in campo in cantiere. Quindi veramente sono sicuro che contenterà le società sportive, perché ormai si sono spesi con quelle parole lì, ma temo che sarà penalizzata, diciamo, la città Ravennate. Ad esempio la piscina di Forlì ha diverse vasche anche per, diciamo, l'acqua gym e il nodo di avviamento per i bambini. Qui io temo che sarà un qualcosa studiato solo per città sportive. Quindi sarà poco fruibile da parte dei vari utenti, diciamo, normali, ecco. Sì, hanno privilegiato solo la visione sportiva, ma non quella sociale. Quella che secondo me invece avrebbe bisogno non solo Ravenna, ma in realtà tutta l'Italia, anche perché, come abbiamo visto con il problema della pandemia e del virus, sarebbe importante fare prevenzione, quindi alzare difese immunitarie e tornare a uno stile di vita un po' più sano per tutti. Ecco, a proposito dell'attività sociale, ieri lei è tornato anche a presentare un documento per chiedere l'accesso alle persone con disabilità, ma è stato nuovamente respinto. Ieri, chissà, forse proprio perché in funzione proprio del consiglio comunale sulla piscina, mi ha contattato la prefettura, mi hanno detto che la settimana prossima mi daranno udienza. Avevo chiesto già tempo fa di poter incontrare il prefetto di persona, perché nonostante quel che ne dica l'assessore Fagnani, addirittura anche Cusignani, dice sindaco, io sono convinto che leggendo il DPCM nelle parole non ci sia questa, diniego al far utilizzare la piscina anche per attività fisioterapiche. Semplicemente è chiaro che dipende dal tipo di gravità. Quella che loro fanno riferimento, che praticamente l'assistenza 1-1, quindi fisioterapista con persona che ha bisogno appunto di attività terapeutiche, non è quello di cui ha bisogno tante persone. Io anche ieri non ho letto in diretta conferenza, una testimonianza, ma ho avuto una persona oncologica che mi ha scritto che appunto comincia ad avere dei grossi problemi per poter comunque mantenere la quotidianità della sua, diciamo, motricità, perché non si rendono conto che tante persone che non possono fare vita fisica in altro modo le stanno penalizzando fortemente.